Ciao ragazzi, oggi andremo a vedere come determinare il mix ottimo produttivo dato un budget da rispettare. Quindi, facendo riferimento all'esercizio del video precedente, dove avevamo una funzione di produzione radical 10 kL e dove avevamo calcolato quindi un saggio marginale tecnico di L su K, andiamo adesso a fare un altro quesito, ovvero di determinare l'ammontare ottimo di capitale e lavoro dato un costo totale di produzione da rispettare pari a 200 e dati i prezzi dei fattori uguali a R2 e W10.